Positano News, siamo qui al ristorante La Basilica. Io intanto mi siedo perché sulla mia sinistra c'è il proprietario Paolo. Ciao Paolo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora innanzitutto io ti faccio la domanda del post festivo, delle festività natalizie, Capodanno, Epifania, qui in costiera, come è andata? Beh, diciamo, come se parliamo di tempo e di sole, è andato meravigliosamente bene, sono state giornate splendide. Se parliamo di lavoro e di, diciamo, di gente, pochissimo. È stato un Natale molto magro, come anche Capodanno e anche in questo periodo che siamo arrivati quasi a fine di gennaio. Turismo pochissimo, quei pochi che ci sono anche un turismo di basso livello. Vabbè, finite le feste qui a Sorrento, diciamo che in costiera si sa noi vogliamo ringraziare i B&B che ci aiutano a fare qualcosa, però diciamo che vogliamo che arriva un po' di turismo un po' più di qualità, diciamo. È ovvio che se noi continuiamo a fare, a scavare, a fare, come giustamente sentiamo dai giornali, continuare a fare il B&B sotto il garage o questo e quell'altro, quindi c'è un abbassamento di prezzo di cose, e quindi chiaramente in questo arriva solo gente di basso livello. Ricordiamo Paolo, diciamo, è il veterano della ristorazione, Paolo. Diciamo anche che, diciamo la verità, che mentre nei 5 giorni, diciamo i 10 giorni, 15 giorni da Natale, da quanto iniziano le feste fino a ancora oggi, abbiamo speso un capitale per l'illuminazione, mentre che appena trascorso il Capodanno ci troviamo a Piazza Tasso con tutti chiusi, tutti i bar chiusi, di sera tutto buio, e quindi praticamente è anche vero che se c'è qualche cliente, ma non c'è nessuno aperto, non vedo tutte queste cose, è ovvio che non esce neanche dall'albergo. Ovviamente, come dice Paolo, tre bar, almeno uno deve stare aperto. Dico, tre bar, quattro bar, l'importanza è che ce n'è uno dove un cliente si può prendere un caffè, in grazia di Dio, senza stare all'aperto, cose. Quindi diciamo che questo non mi sembra un fatto molto molto corretto, diciamo, anche nei confronti di questa gente che ci può, anche se sono pochi soldi, ma bisogna avere anche rispetto di questi qua che ci vuole, altrimenti chiudiamo tutto e ce ne andiamo a casa tutti. Capitolo chiuso, ovviamente, questo qui. Poi Paolo, ovviamente, quindi, ti faccio questo, mentre in un periodo di pochi spendiamo tanti soldi. Poi, dopo appena passato Capodanno, Sorrento si cambia, diciamo, dalla grande, poi passiamo a quello che noi vediamo giornalmente, tutto tra i bar chiusi e cose varie. Quindi non c'è una, da parte dell'amministrazione, non c'è un'organizzazione, non si preoccupano di niente, e in questo preciso momento sentiamo solo parlare delle prossime elezioni. Proprio questo, un attimo, arrivavo per l'ultima poi domanda che poi finiamo. Paolo, marzo, tempo di elezioni, tu chi vedi, come vedi questa situazione? Ma io sono rammaricato, ma non da parte mia, sono rammaricato dopo tutte queste storie da 2 anni a questa parte, litigi, chi se ne va, a chi cacciano, a chi se ne va, tutte queste cose. Poi vediamo che
ci troviamo a 2 mesi dall'elezione, vediamo che tutto ritorna come prima. Quindi questo onestamente non è un bel segno per questo paese, perché noi ormai abbiamo visto che negli ultimi anni non è stato un sorrento, diciamo un sorrento impeccabile, un sorrento. Quindi se ci sarà ancora la continuazione di questa amministrazione, noi sicuramente non andremo lontano, perché ormai ognuno pensa alle proprie cose, non si fa un programma di turismo, non si pensa, quasi penso dove magari spendere più soldi, ma non ci preoccupiamo della Vesuviana, che la gente non può arrivare in questo, perché c'è il traffico e cose varie, però la gente si lamenta, se leggiamo sui giornali in continuazione lamentele da parte di tutti quanti, però io non vedo che c'è un impegno da parte di questa amministrazione per risolvere questo problema. Io mi auguro che anche in questo si trova una soluzione che può aiutare questo paese e i sorrentini ad migliorare, a crescere nel 2020. Io ormai, questo è il mio lavoro da piccolino, quindi cresciuto in questo ambiente. Diciamo tu sei il Maradona. Una storia di questo paese, ma con queste condizioni, con queste cose, Sorrento non andrà molto lontano. È ovvio, noi non è che la gente non arriva, la gente arriverà sempre, però è il livello della gente, è il paese, è il nome del paese. Quindi io mi auguro che ci sarà un ripensamento da parte di tutta la politica e anche dai sorrentini e un po' da tutti quanti. Io continuo a dire che noi è un momento che ci dobbiamo accorciare le maniche e incominciare a fare qualcosa per questo paese e soprattutto per il paese e per quelli che vengono dopo di noi, quelli che verranno dopo di noi. Noi non ci possiamo lasciare un paese non troppo come ce l'hanno lasciato a noi. Quindi il mio augurio è quello che tutti si mettono a lavorare insieme, tutti si mettono insieme a lavorare e di far crescere questo paese. E che modo? Ecco, io leggevo stamattina sui giornali, leggevo sul giornale Sorrento nella morsa della Camorra, del gioco, dell'hot machine e nelle mani di Strozzini. Ma questa non è una bella cosa, questa non è una bella cosa, quando noi sappiamo, sappiamo benissimo che Sorrento non ha avuto mai di questi problemi. Sorrento è stato sempre un paese dove ci sono stati soldi, dove la gente è stata sempre bene, non c'è stata povertà, mentre che negli ultimi anni stiamo avvertendo anche questo. Quindi io mi auguro che si trovi una soluzione a questo problema. Con queste bellissime parole del Maradona della ristorazione, Paolo, ciao da Positano News.